FIAIP parte dal presupposto che abbiamo calcolato col nostro centro studi che c'è circa 1 miliardo di imponibile evaso in termini di intermediazione abusiva. Ciò comporta appunto una criticità molto forte per l'erario, per lo Stato e ovviamente anche per la categoria. Quindi noi proporremo in questa legge di bilancio 3 saranno, diciamo, le misure che andiamo a proporre. La prima è quella della detrazione per i contraenti, quindi sia per l'acquirente che per il venditore, della provvigione in relazione all'acquisto prima casa, e questo abbiamo calcolato col nostro centro studi che porterà un beneficio chiaramente in termini fiscali e di introiti economici di minor spesa economica da parte dei cittadini, nello stesso tempo comporterà, diciamo, un invito degli stessi clienti di rivolgersi a un agente immobiliare regolarmente abilitati, con un beneficio poi per l'erario, appunto perché si va a contrastare l'intermediazione abusiva. La seconda misura invece è in relazione all'equiparazione dell'IVA della fattura nostra, cioè della provvigione dell'agente immobiliare, a quella cioè alla fattura e quindi all'IVA rilasciata dal costruttore al cittadino che acquista una casa nuova o ristrutturata e quindi efficientata, che sappiamo essere il 4%, questa misura comporterà non solo un invito ulteriore al cittadino a rivolgersi a un agente immobiliare regolarmente abilitato, ma agevolerà anche l'accesso alla casa efficientata, quindi alla svolta green, alla transizione ecologica, che è uno dei 3 assi europei ma anche del PNRR, e infine porterà appunto alle casse dell'erario, ancora una volta abbiamo calcolato col centro studi in 3 anni un recupero di 850 milioni di euro. Infine, la terza proposta riguarda l'impegno, l'obbligo da parte del notaio di inserire nell'atto pubblico, oltre i dati identificativi dei contraenti, dell'agente immobiliare regolarmente abilitato, anche di coloro, qualora ovviamente siano presenti quei soggetti che appunto a vario titolo sono presenti alla stipula. Ecco, in questo caso, qualora ci sia un soggetto che non è regolarmente abilitato, il notaio dovrà segnalarlo all'Agenzia delle Entrate e o alla Camera di Commercio, e qualora abbia percepito questo soggetto un compenso, dovrà il notaio indicare il numero della fattura e il mezzo di pagamento, senza indicare il compenso, cioè l'ammontare, e da qui la richiesta di eliminare il compenso, ovvero l'ammontare, ovvero l'importo, anche nostro, cioè degli agenti immobiliari, pur mantenendo il numero della fattura e il mezzo di pagamento, perché questo è un elemento che ci può anche aiutare a riscuotere la provvigione, ma certamente non più l'importo, perché questo invece diventa un elemento che deve essere lasciato all'autonomia discrezionale e contrattuale che l'agente immobiliare fa ovviamente nei confronti dell'una o dell'altra parte. Tre misure, 3 proposte che riteniamo possano, unitariamente consentire da una parte di recuperare per l'erario dei denari, quindi a beneficio della collettività, e dall'altra contrastare fortemente questa piaga terribile dell'abusivismo nel nostro settore.